E adesso la regista. No, tu guarda Vai, me. vai. Io devo guardare te e fare le domande. Quindi tu devi guardare. Ah, Lei deve guardare lei. Esa è mia camera. Esatto. Cioè, ognuno guarda nel suo diverso. Allora, quanto tempo dedichi alla scrittura al giorno? 4-5 ore. No, no, cada día. Però non ogni giorno. E quanto tempo ci metti a buttare giù la prima stesura di un racconto? In 2 días, y hay veces que. A volte viene fuori in 2 giorni, In 2 semanas, no sé. a volte 2 settimane. Ok, lo so. Quando ti metti a scrivere un nuovo racconto, Non so se scrivere un nuovo racconto. prima cerchi tutti i pezzi, come abbiamo visto l'Isola Lavagna, e inizi a costruire, secondo poi la tua sensibilità, oppure inizialmente ti lasci andare fino a un certo punto, poi gli dai una regia. Generalmente No, generalmente empiezo por la primera intuición inizio con la prima intuizione y avanzo hasta donde me llega la primera intuición. e poi avanzo fino a dove mi porta la prima intuizione. Y a partir de ahí empiezo a ver qué tipo de investigaciones necesito para ir completando partes. e poi da lì comincio a vedere che tipo di indagine devo fare per poter riunire le varie De parti. hecho, creo que es algo que no dije ayer, pero Il fatto credo che sia una cosa che ieri non ho detto. Si bien hay mucha gente que lo hace, que hace una investigación exhaustiva y después se pone a escribir, Sebbene ci sia molta gente che fa così, che fa prima tutta un'indagine esaustiva e poi si mette a scrivere, creo que lo más común y para mí lo más eficiente credo che la cosa più comune, per me più efficiente, es ir compartiendo, es decir, avanzando un poco, investigando un poco, fare le due avanzando un cose poco, insieme, andare investigando un un pochino po'. avanti, indagare, andare un pochino avanti, fare ricerche e così via. Quanto leggi al giorno? Va por épocas. Seconda dei periodi. Si me atrapa mucho un libro, me puedo pasar un domingo entero leyendo Se tranquilamente. un libro mi prende tantissimo, posso anche passare l'intera domenica a leggere. Pero normalmente creo que si dovessi hacer un promedio, 1 hora. Ma in genere se dobbiamo proprio fare una media, un'ora. Non leo todos los días. Non leggo tutti i giorni. E quali autori ti emozionano? Ho iniziato con i latinoamericani. Con Borges, con Cortázar, con García Con Márquez. Borges, Cortázar, García Márquez. Rulfo. Juan Rulfo. A través de ellos, por E ejemplo, attraverso di loro, a través de Borges llegué a los ingleses, básicamente. attraverso Borges, ad esempio, sono approdato agli inglesi essenzialmente. Chesterton, Stevenson. Chesterton, Stevenson. Las mil y una noches también llegué a través de Borges. Anche attraverso Borges sono arrivato anche alle Mille e una notte. Y los rusos también me gustan mucho. Anche i russi mi piacciono molto. Quando scrivi? Di Quando mattina, di scrive? Con la notte? mañana? Con la mañana sempre. La mattina Di mattina sempre. E sempre. lavori sempre nello stesso Sì, che posto o lavoro ti piace sempre nello stesso cambiare? lugar o te gusta? Sempre nel mismo lugar. Sempre nello stesso No, posto. salvo en los ajustes finales. Soltanto nei ritocchi finali. Cuando ya estoy terminando un trabajo, Quando sto finendo, completando un me lavoro. gusta mucho irme una semana a algún sitio a estar absolutamente aislado y terminarlo ahí en E soledad. mi piace andarmene per una settimana da qualche parte, stare totalmente isolato e lì finire di fare quello che c'è da fare. Ultima domanda. Come sei arrivato a farti pubblicare? No, es muy emocionante la historia. La storia non è molto Lo emozionante. llevé a una editorial y me dijeron vale. L'ho portato in una casa editrice e loro mi hanno detto va bene. Así de sencillo. Così, molto semplice. Bueno, pues. Bien, hemos estado hablando de tiempos y de ritmos y hemos recurrido más de una vez a símiles musicales. Y es que a mí me resulta muy útil muchas veces tratar de entender la estructura narrativa como una estructura musical. Como creo que les adelanté en algún momento en estos días, hay veces que creo que incluso hay más significado en la forma.